Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo tutorial. Spero che il video della scorsa settimana vi sia piaciuto, del nostro viaggio sulle Dolomiti, al rifugio Averau e sul Nuvolau, con un'alba bellissima, con viste bellissime. Se vi siete persi il video, ve lo linko qua in alto. In questo tutorial voglio far vedere come approcciare un'immagine che alle volte può sembrare molto diversa da come ce la ricordiamo con i nostri occhi, e questo semplicemente perché magari la scattiamo a focali molto molto lunghe, come per esempio in questo caso a 200 mm. L'immagine, nonostante l'utilizzo di un polarizzatore, potrebbe uscire un po' sbiadita, un po' decontrastata, un po' noiosa anche, e semplicemente è dovuto dalla distanza tra voi e il soggetto che andate a fotografare e tutta l'atmosfera, diciamo, che si trova tra voi e il vostro soggetto. Quindi in questo video vedremo come fare a ridare il giusto contrasto a una scena fotografata in queste condizioni di questo tipo. Allora, siamo qua in Camera Raw e partiamo subito con una cosa molto importante: cosa non fare praticamente mai per ridare questo contrasto che perdiamo, perché noi potremmo essere tentati di pensare: beh, c'è foschia, vado a fare la rimozione foschia. Ecco, e quello che succede però è questo: che sì, l'immagine prende un sacco di contrasto, però vengono fuori un sacco di problemi, tra cui ombre ipersature, luci anch'esse ipersature, che anche queste non è che mi facciano impazzire. Viene fuori qualsiasi tipo di problema, quindi molto rumore nel cielo. Ve lo zoomo anche oltremodo per farvi vedere quanto rumore viene incrementato con rimozione foschia. Insomma, rimozione foschia è un comando che ho da usare con estremissima cautela. Quindi questa è proprio la cosa da non fare. Ecco, rimozione foschia, quando vedete che lo aggiungete per 4 o 5 punti, può anche andare bene, ma per più di così va veramente a distruggere la nostra immagine. Allora, vediamo come approcciare l'immagine. Anche se potrà sembrare strano, mettiamo il profilo in Adobe Standard e dice questo già me la rende ancora più grigia l'immagine. In realtà va bene così, perché me la rende un pochino più equilibrata, più bilanciata, e mi lascia la possibilità di intervenire localmente sui contrasti, perché mi dà più spazio di manovra, diciamo così. Dopodiché andiamo giù nell'ottica e rimuoviamo l'aberrazione cromatica, naturalmente. Allora, vediamo subito di parlare adesso del contrasto. Quindi, prima di tutto cerchiamo un buon bilanciamento di esposizione, e questo direi che è buono, non serve né una base più chiara né tanto una base più scura, quindi va bene così. Diamo un po' di contrasto. Ecco, il contrasto in Lightroom o Camera Raw io vi consiglio di non esagerarlo, non datelo mai più di 10-15 punti, altrimenti rischia di saturare in maniera abbastanza incontrollata l'immagine. Qua recupero di luci e recupero di ombre assolutamente non serve, perché un'altra cosa da non fare mai in questo tipo di immagini è andare a recuperare le luci e le ombre in questo modo. L'immagine si appiattisce inutilmente, oserei dire, quindi non c'è nessun senso a fare una cosa del genere. Andiamo invece ad aggiungere, appunto, qualche punto di rimozione foschia, tipo 4, 5, 6 punti al massimo, e in questo caso andrei anche ad aggiungere un leggero tocco di chiarezza, anche qui leggero, perché anche questo è un comando da usare con estrema cautela. Andiamo nei dettagli, e nei dettagli applichiamo la nitidezza, raggio minimo e dettagli al massimo, e soprattutto mascheriamo per avere nitide solo le zone che ci servono. In più, se vediamo che abbiamo bisogno magari di saturare qualche colore, qua possiamo andare in blu primario e alzare la saturazione, oppure in rosso primario e alzare la saturazione. Qui in questo caso darei qualche punto di rosso primario e basta. Beh, l'immagine in realtà non è molto più contrastata al momento, però adesso è molto più lavorabile. Ora, prima di esportare l'immagine in Photoshop, controllate, siccome andremo a dare molto contrasto, controlliamo se ci sono macchie di sporco sul sensore che desideriamo rimuovere, perché questo ovviamente è il momento di farlo. E siamo pronti per aprire la nostra immagine in Photoshop. Ecco, ora che siamo in Photoshop abbiamo maggiore controllo su quello che possiamo fare
a questa immagine e a questo contrasto. Perché mentre prima magari potevamo applicare contrasto sull'intera immagine, che non va bene in questo caso, andiamo a concentrarci sui contrasti localizzati. Partiamo dal cielo, per esempio. Allora, su questo cielo, intanto, possiamo andare ad applicare una regolazione valori tonali. Vediamo fino a che punto possiamo spingerci con i bianchi per contrastare, perché se no chiaramente andiamo a bruciare, e con alt vediamo se cominciamo a bruciare qualcosa. Quindi fino a qua possiamo andare. Contrastiamo abbassando i mezzi toni e vediamo che con questo cielo siamo arrivati a aggiungere un po' di dettaglio. Il primo piano ora non va bene, naturalmente, quindi invertiamo la maschera e con il pennello bianco, opacità al 100%, facciamo un passaggio sul cielo. Benissimo, e questo diciamo è un primo passaggio di contrasto che va abbastanza bene, però potrebbe servirne di più e cerchiamo di farne un altro, quindi facciamo un altro valori tonali. Anche adesso andiamo a vedere quanto possiamo portarci con i bianchi e scuriamo con i mezzi toni. E qui veramente comincia ad arrivare tanto contrasto. Invertiamo la maschera e ora, magari stando nella parte più alta del cielo, andiamo a fare un altro leggero passaggio. Se l'opacità è troppo grande, è troppo alta, possiamo calare l'opacità del livello o rimettere mano al contrasto. In più, vedete cosa succede qua? Abbiamo saturato molto di blu questa zona del cielo e questo magari non va tanto bene. Quindi cambiamo il metodo di fusione da normale a luminosità per evitare la eccessiva saturazione del colore blu. Ok, e qua vediamo che con il cielo ci siamo, ok? Abbiamo aggiunto il contrasto che ci serve nel cielo. Contrasto che naturalmente sull'intera immagine l'avrebbe completamente rovinata. E quindi è questo il sistema di andare localmente a intervenire su alcune zone della foto. La parte sottostante qua è decisamente troppo chiara e non eccessivamente interessante. Quindi possiamo andare ad applicare una regolazione curve, abbassiamo un po' questa curva, invertiamo la maschera e adesso con un pennello o con uno strumento gradiente andiamo a scurire questa parte d'immagine. Perfetto. Vedete, in questo modo, come fosse un filtro graduato, però messo al contrario, messo dal basso verso l'alto, siamo andati a scurire quella parte meno interessante. E ora cosa? E ora il soggetto principale, la montagna. Andiamo ad applicare intanto un'altra regolazione di curve e qua cerchiamo di dare un giusto contrasto a questa zona. Però che succede? Succede che diventa tutto molto molto blu e tutto molto molto saturo. Quindi cambiamo il metodo di fusione in luminosità per applicare questo contrasto solo alle zone di luminosità della foto e non al colore. Invertiamo la maschera e con un pennello bianco andiamo qua con 30-40% di opacità, andiamo a donare un po' di contrasto a questa zona centrale. Ecco, ora siamo arrivati, vedete, a dare molti contrasti localizzati anziché un unico grande contrasto, uno slider contrasto che tu alzi e fondamentalmente non ti lascia la possibilità di controllare niente, mentre invece con queste regolazioni già siamo arrivati ad avere un discreto contrasto. Fatte queste regolazioni di contrasto, ora si può andare a dipingercelo un po' questo contrasto sull'immagine, come? Con il Dodge and Burn. Ora io ho un video che già vi spiega le basi del Dodge and Burn, ve lo linko qua in alto, e vi ricordo se no che sui miei videocorsi di post-produzione, il base e anche quello specifico sul Dodge and Burn, la tecnica viene spiegata molto molto bene in tutte le sue sfaccettature. Ma vediamo qui come fare questo Dodge and Burn. Per prima cosa andiamo a creare con il TM Panel o con un pannellino equivalente che magari potete già avere. Io ho diversi video sul TM Panel, ma comunque se non avete lo stesso prodotto potete usare i comandi equivalenti che avete sul vostro. Andiamo sul TM Panel e intanto andiamo a sceglierci una maschera che mi possa dare bene un po' di contrasto qua, in questa zona. Ad esempio, cominciamo a vedere con le maschere di mezzi toni. Mezzi toni 3, per esempio, va abbastanza bene. A me non serve una selezione perfetta di tutta l'immagine, perché andrò con il pennello a perfezionare questa selezione. Quindi andiamo sul Refine per finalizzare meglio questa maschera, quindi, e avere una buona selezione dei mezzi toni chiari, quindi tutte le zone
un pochino più in luce della montagna. Sto parlando delle zone non colpite direttamente dalla luce del sole, perché queste zone qua, in questa maschera, le stiamo bruciando. Quelle avranno bisogno di un altro livello. Avete capito che il trucco è andare per step, andare su piccoli passaggi di contrasto. Andiamo a dare ok, il refine va bene, e clicco su overlay per applicare questa maschera a un livello vuoto in metodo sovrapponi, che è quello che ci serve per il nostro dodge. Quindi prendiamo il pennello, scegliamo un colore da qui e ci portiamo sull'immagine per trovare un po' qual è il colore che avviene qua sulle zone più chiare della montagna, ed è questo rossastro. Ora io lo voglio portare un pochino più sul giallo arancio, non molto saturo, perché molto saturo non è quel colore. Quindi andiamo su ok e questo sarà il mio pennello. Quindi andiamo con il 30% di opacità pennello a dare qualche tocco di luce qui a queste rocce della montagna, quelle più chiare grazie alla selezione, alla maschera di luminosità che abbiamo applicato a livello. Mi tengo fuori da questa zona perché qua andrei a fare un disastro. Come ho detto, ci faremo un altro passaggio. Però vedete, così riusciamo a dare luminosità e contrasto alle zone che ci interessano. Ok, questo vedete è un primo passaggio molto utile sicuramente. Andiamo invece a affrontare adesso questa zona molto calda, appunto. E visto che è una zona così calda, andiamo a selezionare le warm sul TM panel. Vedete cosa succede con le warm? Abbiamo una selezione perfetta delle zone colpite dal sole. Facciamo un leggero refine per avere una maschera ancora più precisa. Ok. E andiamo a creare un nuovo livello overlay, quindi un livello sovrapponi. Qua mi è sfuggito una macchionina di sporco che la cloneremo successivamente. Allora andiamo adesso a scegliere un altro colore, perché chiaramente adesso gestendo porzioni di immagine di scena che sono colpite effettivamente dalla luce del sole, mi serve un colore un pochino più caldo, un pochino più saturo, quindi qualcosa di questo tipo. Andiamo su ok e questo sarà il colore del pennello e facciamo qualche passaggio qui nelle zone colpite dalla luce del sole. Sempre opacità bassa, 30% va più che bene, e stiamo dando un pochino di luce alle zone in cui effettivamente la luce c'era. Prima e dopo. Direi che già va bene, però che cosa c'è anche da analizzare qua? Possiamo analizzare che qui ci sono delle ombre che, se io potessi andare a scurirle leggermente, andrei a scolpire ancora meglio la forma della montagna. Quindi vedete tutto contrasto che noi dipingiamo direttamente sulla foto, e questo è il trucco del Dodge and Burn. Andiamo a scegliere una maschera come una Dark 5, quindi una maschera di ombre molto molto chiusa, molto selettiva, e la agganciamo a un livello in soft light, quindi a un livello in luce soffusa. Con un pennello nero con opacità 30% andiamo a scurire un po' queste zone. Cosa è che stiamo facendo noi? Noi stiamo letteralmente andando a scolpire la forma e la tridimensionalità di questa montagna, andando a scurire alcune ombre che non sono interessanti per il dettaglio, ma conferiscono grande tridimensionalità a questa montagna. La parte in ombra della cima colpita dal sole è una buona idea andare a scurire anche quella, perché si crea maggiore contrasto localizzato. Beh, vedete con il Dodge and Burn quello che abbiamo fatto, prima del Dodge and Burn e dopo. Abbiamo veramente dipinto quel contrasto in maniera molto interessante, creativa ma anche realistica sulla foto. E ora possiamo andare un po' ai passaggi finali. Se vedete che è arrivata a questo punto, rispetto all'inizio già abbiamo dato un bel contrasto, vedete, ma se arrivate a questo punto e vedete che magari c'è bisogno di un pochino più di spinta sull'immagine, perché le immagini a lunga focale finiscono per essere anche un po' meno sature, possiamo fare ancora un paio di operazioni. La prima è dare un contrasto generalizzato, ma ora che l'immagine ha già un contrasto interessante, e lo facciamo comunque con una maschera di mezzi toni. Quindi se noi prendiamo una mezzi toni 1,
andiamo a applicarla a un livello curve, questo ne parlo già nel video in cui vi racconto qualcosa del contrasto in Photoshop. Noi ora possiamo fare una classica curva AS, vedete, e questa mi va a dare contrasto nei mezzi toni, creando quindi maggiore contrasto ma senza distruggere le parti più estreme dell'istogramma, quindi le luci più estreme e le ombre più chiuse. E poi, se l'immagine anche così non ha una saturazione come la vogliamo noi, insomma, allora possiamo provare a accentuare un po' la saturazione prendendo un comando tonalità saturazione, con la mano, cliccando sulla mano qua, andiamo a scegliere il colore che avviene qua, per esempio su queste nuvole, mi prende questo rosso, diamo un po' di saturazione. La saturazione sul resto dell'immagine naturalmente è eccessiva, ma noi invertiamo la maschera e con il pennello bianco, opacità 100%, portiamo visibile questa saturazione solo sui rossi che avvengono sul nel cielo. E se vogliamo saturare un po' invece la parte della montagna, facciamo un altro comando di tonalità saturazione, con la manina riprendiamo nuovamente i gialli qui che avvengono sulla montagna, diamo un po' di saturazione, qua più moderata naturalmente, la invertiamo e con il pennello bianco rendiamo visibile la saturazione qua sulla montagna. Perfetto, ora un'ultima cosa che può servire a questa immagine è un pochino di enfasi della luce. Possiamo fare un nuovo livello in luce soffusa e andiamo a scegliere un colore plausibile per la luce che avviene in questa scena, quindi questo arancione giallo, ok, qualcosa del genere, molto desaturato. Facciamo un click al 100% di opacità qui all'ingresso della luce, 60% con il pennello più grande, 30% con il pennello ancora più grande, e ecco che ora possiamo abbassare l'opacità di questo effetto per renderlo un pochino più credibile e meno invasivo. Ecco qua, qualcosa di questo tipo. Se vi interessa sapere qualcosa di più di come enfatizzare la luce nelle vostre immagini, vi lascio a questo video che ho pubblicato in precedenza sul canale. Siamo ora ai passaggi finali dell'immagine e potete dare un po' di nitidezza prima di chiudere l'immagine. Quindi per la nitidezza io di solito vado a usare il filtro a 100 passaggio. Quindi cosa dovrò fare? Faccio l'unione dei livelli visibili, che è Ctrl maiuscolo Alt E su Windows o Command maiuscolo Option E su Mac, e sul frutto dell'unione dei livelli visibili applico un filtro, altro, accento a passaggio, e andiamo qua a dare un raggio, in questo caso è uno, in cui mi fa vedere sul grigio, vedete, dei bordi, ma non aloni. Ecco, se io applico un raggio troppo alto vengono fuori gli aloni. Quindi in questo caso raggio 1 va bene, do ok e cambio il metodo di diffusione in sovrapponi. In questo modo, vedete, zoomando l'immagine al 100%, abbiamo dato effettivamente un bel po' di nitidezza a un'immagine che di nitidezza aveva comunque abbastanza bisogno. Ora, giusto per completezza, andiamo a rimuovere questa macchiolina che avevo perso. Ed ecco che l'immagine è a questo punto finita. Vedete, eravamo partiti da Camera Raw, Lightroom, che dir si voglia, da un'immagine del genere e abbiamo dato effettivamente molto contrasto localizzato nei punti giusti. Io spero che il video vi sia stato d'aiuto. Questa tecnica, naturalmente, questo approccio può essere utilizzato sì per le montagne, ma naturalmente per qualsiasi altra scena realizzata con una focale molto lunga, di tutte quelle immagini che a volte perdono un po' quella brillantezza che abbiamo visto magari con i nostri occhi, e vedete, andando a lavorare per step si riesce a ricostruire bene questo contrasto senza deteriorare l'immagine. Spero che il video vi sia stato utile. Vi ricordo che sul mio canale esce un nuovo video ogni settimana sulla fotografia paesaggistica con vlog dal campo o tutorial di post-produzione come questo. E vi ricordo anche che sul mio sito potete trovare sempre un'offerta ai miei videocorsi, il calendario dei miei prossimi workshop in programma e la mappa fotografica della mia regione, della Toscana, con tutte le location fotografiche che conosco e che via via si aggiornano e si aggiungono in tempo reale sulla mappa, via via che ne aggiungo di nuovo. Io vi ringrazio ancora, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao!